Presidente, settimana della Croce Rossa qui alla Galleria Commerciale Porte di Roma, le chiedo come nasce questa collaborazione con il centro. Allora, con Porte di Roma sono svariato tempo che collaboriamo. La collaborazione è nata, come è giusto, con il nostro comitato di questo municipio, quindi un comitato che è nato un anno fa, e da questa nascita sono iniziate a implementarsi una serie di attività. Quindi stiamo celebrando i nostri 150 anni dalla Convenzione di Ginevra e quindi vogliamo dare una rilevanza particolare a questo evento scegliendo una piazza effettivamente molto, molto ricca. Una settimana piena di eventi, vogliamo ricordare quelli più significativi. Allora, oltre agli eventi, diciamo, nella normalità della settimana, ci consentiranno di entrare in contatto, quindi di spiegare le attività che noi portiamo avanti, quindi dalle azioni di prevenzione, dalla salute alle azioni di emergenza. Abbiamo portato dei veicoli storici anche per ricordare come in questi 150 anni ci siamo evoluti. Abbiamo deciso di creare degli eventi ad hoc, in particolare un evento molto importante è quello sulle manovre salvavita pediatriche, che svolgeremo in due mattinate, in particolare una del 7 maggio e l'altra del 9 maggio. Inoltre la settimana è voluta iniziare il 4, cioè ieri domenica, con la prima donazione del sangue, che verrà ripetuta il 10 maggio. Inoltre, infine, abbiamo la giornata mondiale di Croce Rossa, che viene proprio al centro della settimana per quest'anno, che è l'8 maggio, per cui abbiamo voluto creare un incontro istituzionale dove sono invitati tutti a partecipare l'8 maggio alle 18 presso sempre il centro. Alla fine avremo una conclusione con la banda del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Allora, non solo eventi, ma vediamo qui alle sue spalle anche una mostra fotografica. Sì, perché questa mostra ci consente di sensibilizzare su quello che sta accadendo anche nel resto del pianeta mentre noi svolgiamo la nostra azione umanitaria qui in Italia. In particolare abbiamo voluto ricordare quella che è l'emergenza umanitaria della Siria. E quindi abbiamo ospitato questa mostra fotografica di Ibrahim Malla che va in qualche modo a stigmatizzare i punti salienti dell'azione umanitaria, ma anche di quella che è la catastrofe umanitaria che da qualche anno si sta svolgendo in quei posti. Per noi è un qualcosa da ricordare costantemente, perché purtroppo troppo spesso questi eventi vengono dimenticati e quindi forse è proprio uno dei compiti istituzionali di Croce Rossa quello di riportare alla luce. Ci siamo spostati qui al secondo piano della Galleria Porte di Roma, nell'area giovani. Quanto è importante il giovane per la Croce Rossa? Per la Croce Rossa i giovani sono fondamentali, perché è una funzione che non è stata solo sancita da Croce Rossa Italiana quanto anche dalla Federazione Internazionale. Ricordiamo che oggi l'Italia ha la vicepresidenza della Federazione grazie nella persona dell'avvocato Francesco Rocca, ma è proprio la Federazione sancisce un ruolo che hanno i giovani, che è quello di agenti di cambiamento, cioè sono coloro che all'interno dell'associazione devono stimolare il cambiamento, quindi devono stimolare a rompere quegli schemi che ci portano a dire si è sempre fatto così. Noi dobbiamo cercare di andare contro questo sistema, cioè ripensarci sempre, perché ogni attività viene fatta al meglio ma può essere fatta ancora meglio. Quindi sui giovani abbiamo cercato di investire molto, per questo abbiamo deciso che addirittura un obiettivo strategico dell'intera società nazionale fosse dedicato all'azione dei giovani, dandogli un compito ben specifico, cioè quello di creare cittadinanza attiva. Cioè il nostro investimento sul futuro è quello di creare la capacità critica nei giovani in modo tale che possano essere buoni cittadini oggi e domani. I giovani vogliamo ricordare che sono il presente, molti dicono i giovani sono il futuro, invece no, i giovani sono il presente, ci sono oggi, e quello che noi facciamo oggi con i giovani e per i giovani ce lo ritroviamo poi anche domani. Quindi il futuro è una conseguenza di quello che facciamo oggi, quindi per noi i giovani sono il presente, investiamo sui giovani. E Croce Rossa vuole renderli partecipe attraverso un modo per farli interagire. Assolutamente. Allora, abbiamo pensato, insieme appunto proprio ai nostri giovani, di creare una comunità aperta, cioè di aprire Croce Rossa
la Croce Rossa dei Giovani ai giovani, quindi sarà disponibile ed è disponibile nella settimana questo pannello che consente ai giovani di potersi esprimere su quello che secondo loro i giovani della Croce Rossa debbono fare, quali sono le battaglie che devono fare proprie, quali sono gli obiettivi che devono perseguire, e questo è fondamentale perché Croce Rossa ha la diciamo, missione intrinseca di occuparsi di vulnerabilità, non si occupa di un'attività in particolare, fa le attività che servono, quindi va a colmare quel gap che c'è tra il cittadino, tra il vulnerabile e l'istituzione. Il che non vuol dire che sia sempre la stessa cosa. Questo spazio è stato pensato ad hoc proprio dai giovani per iniziare a recepire quelle che sono le necessità dei giovani e quindi poterci lavorare sopra. Direttore, la settimana della Croce Rossa qui alla Galleria Porta di Roma, questo a dimostrazione che questa struttura, oltre ad essere un'attività commerciale, ha anche un obiettivo a livello sociale. Esattamente. E cerchiamo con questo tipo di attività di legare e creare una connessione diretta tra sociale e commerciale. C'è la possibilità di venire in un centro commerciale e non solo spendere o comunque fare la solita passeggiata di perlustrazione dei negozi, ma poter anche sfruttare l'utilità di un qualcosa che, da cui puoi imparare o da cui puoi trarre conoscenza. Quindi per noi è fondamentale questo, non è la prima attività istituzionale che realizziamo, da un anno a questa parte questa è la terza ma non meno importante delle altre. E abbiamo creato un evento che è contenitore di una serie di attività dove esiste un calendario bello fitto durante la settimana, dove uno può liberamente frequentare un corso, provare dei simulatori, visionare dei mezzi storici che insomma non è facile altrimenti diversamente. E in un contesto qual è quello, appunto, un contesto puramente commerciale, come sapete, insomma, è il primo centro in Italia, quindi ci teniamo volentieri questo vanto e cerchiamo appunto di fare le cose nell'utilità anche delle persone. Quanto è importante per lei questa attività? Sono attività, come le dicevo poc'anzi, io ci credo moltissimo nelle attività anche istituzionali, quindi queste sono situazioni dove fai per una settimana e lo faremo anche in altri, anche successivamente, non è che finisce qui, abbiamo già in mente altri progetti, appunto, attività dove ti dedichi a dare disponibilità a persone per poter realizzare e potersi far vedere e far vedere quello che fanno, cosa che spesso magari è difficile perché la Croce Rossa la conoscono tutti, però realmente tutto quello che fanno, le loro attività, magari non è noto a tutti. E allora quale migliore occasione per poter venire qua e dire ok, io sono capace di fare questo e mi impegno tutti i giorni per dare una mano al prossimo, in questo caso mai più che con la Croce Rossa riesci a dare livello di realizzazione di questa attività, ecco. C'è un'attività che l'ha incuriosita in maggior modo? No, veramente sono tante, perché in questo periodo, e sono molti mesi che prepariamo questo evento, molti, è dall'anno scorso che abbiamo cominciato con i primi contatti, anche per me era sconosciuto, tante attività che fanno loro erano sconosciute fino a poco tempo fa, adesso non lo sono più, però sicuramente le campagne di soccorsi che effettuano all'estero sono una cosa molto interessante, sono un'attività molto interessante e molto sensibile che si percepisce da subito, però anche i simulatori che troverete durante la settimana che hanno portato e che portano per far vedere come lavorano anche sul primo soccorso, su quello che serve al cliente o qualunque cittadino quando richiede un soccorso, è molto interessante da vedere. Anche quei simulatori attivi sono mezzi piuttosto tecnologici che ti danno bene l'idea di come funziona. Quindi non resta che invitare gli amici che ci seguono da casa a venire in questa settimana della Croce Rossa. È una settimana dove esiste un calendario che potete consultare liberamente e dove potete anche partecipare attivamente. Cioè il nostro cliente può venire qua, segnarsi, prenotarsi a un corso, fare domanda per entrare come volontario, ci sono tutte le informazioni necessarie, mai come oggi, come in questi giorni, possono acquisire notizie.